elegante, signora. Ma che sta dicendo? A New York hanno fatto questa riunione per il MEC, il gala famoso. Io non ci sono andato. No, ma scusi, ma c'era bisogno di andare fino a New York. Ha ragione. E quando qui a Testaccio c'è una eleganza incredibile. Ogni giorno è un gala qui a Testaccio. Questo foulard azzurro, questa borsetta vintage. Ha finito di rompermi i minchioni? I minchioni? Sì. Ecco. Sono i minchioni. E lei lo deve sapere bene. Lo grazie. Deve sapere bene. Non c'è di che. Andiamo a vedere, Memo, dai, facciamo un giro. Andiamo, Memo, dai. Ha visto come sono elegante oggi? A chi ha levato il vestito? Oggi parliamo di look. Devo dire che il suo look è eccezionale. Devo dire un golf di cashmere. È di cashmere? Due belle signore mi hanno regalato. Ma non è di cashmere? È De Luigi. Non è di cashmere. È De Luigi. È De Luigi. Che saresti tu? Sì, esatto. Io, ecco, delle scarpe comode, dicevo, perché sennò non mi faccia, che mi fa male i piedi. Mi fa male i piedi. Mi fanno male i piedi. E questa sciarpetta buttata lì con nonchalance è un vezzo. Cioè, questa è la mano santa per la cervicale. Vedi, quindi ogni accessorio ha una funzione, non è messo lì a caso. No, è per la cervicale. Ecco, infatti è tutto studiato, Memo. Signor Luigi, a questo punto è giusto che lei faccia una sorta di piccola sfilata. Guarda come guardano le signore. Perché a me non mi dice niente? Non gli dico niente, ma mi faccia vedere. Arroz. Hai capito, Memo? Mica scherziamo. Mica scherziamo. Capello stravagante. Prego. Maria Ciocci. Nata la Garbatella. E sono molto bella, posso dirlo. E certo, come vuol dire. Hai visto come vanno in giro qui? Complimenti. Come la fa la spesa? Ma che mangi pure. Vabbè, Memo. Hai visto che meraviglia. Che meraviglia. Vabbè. Poi oggi era anche nuvoloso, Memo. Certo. Pensa quando c'è il sole. Altro che New York. Altro, Memo, che Met. Mem. Dai, Memo. Dai, Leo. Dai. Grandi applausi a Memo, a Leonardo e soprattutto alle signore e ai signori che si sono prestati, diciamo, a far così, analizzare i loro look. Andiamo avanti, prossimo punto, numero 5. Si è svolto in quel di San Giovanni, il tradizionale concertone del 1° maggio. Questo è il commento di Rocco Tanica. Tanti artisti validi al concertone, ottimi Sincro e Brescia. Ma pesa come un macigno l'assenza di Mesme, Lontra, Coito, Fit, Sgombra, Suppa, Gegge, Maffi, Pippi, Ossola, tutto, Mandrake e Sushi. Tu ci scherzi, ma quando ho visto Daddy e Caffè Latte pensavo fosse il 1° aprile, non il 1° maggio. Un giorno sei giovane e il giorno dopo dici, ma questi chi sono? Perché questa è stata la reazione di molti più o meno dell'età nostra. Io ho riconosciuto Ornella Vanoni, però. E infatti a un certo punto è apparso Ornella Vanoni, eccola qua, 87 anni, un monumento. Vedo il concertone, un attimo, compare Ariete, bravissima, che non conoscevo, l'unico Ariete che conosco è quello degli Elettrodomestici, mi sento vecchia, molto vecchia, sipario. Max Pezzali canta, Ambra balla, manca solo Fiorello Corcodino, abbiamo la trinità degli anni 90. Io e il concertone, e questo chi è? E questo chi è? E questo chi è? E questo chi è? Gli anni delle immense compagnie, gli anni in motorino sempre in due. E questo chi è? E questo chi è? E questo chi è? E così, più o meno questa è stata l'attimo, la reazione. In contemporanea andava di nuovo in presenza il concerto dell'1 maggio a Taranto. Taranto ieri, il potere della musica. E qua alcuni nostri rappresentanti sul palco, Pennacchi che canta accompagnato da Rondanini, manca provata, io non so cosa voi abbiate fatto, performance che un giorno vedremo. I David, e poi ci sono stati i David di Donatello, è stata anche la consegna di David di Donatello, sono sempre inversamente proporzionali alle serate del Festival di Sanremo. Vai un attimo al cesso e questi hanno già fatto 43 categorie e te sei perso tutto. Si vede che c'è una certa luce. Questo è quando il direttore della fotografia deve fare una scelta difficile. Questa co-conduzione dal punto di vista così cromatico ha presentato delle difficoltà. La TV in bianco e nero, appunto, diciamo, risolverebbe tutto in questo caso. Questo è il sito ufficiale, questo è il virgolettato di Manuel Agnelli. Dedico questo premio a Emma e Francesca, la mia famiglia, la musica è un lavoro, i musicisti sono professionisti. Lo dedico anche a Rodrigo D'Erasmo, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva che hanno lavorato con me a questo pezzo. Applausi a Fabio Rondanini. Ma non è l'unico vincitore in pectore, ma abbiamo un altro qua, Paolo Celata.
Complimenti a mio cugino Edoardo Scarpetta, miglior attore non protagonista per il film. E qui rido io nella foto con Totta Scarpetta e il grandissimo Tony Servillo. Ecco là, vedete Paolo che si appropria del vincitore, diciamo, di questa statuetta. Quindi applausi anche a Paolo. Andiamo a vedere, andiamo avanti. Se si potesse, per questa foto ti darei almeno 100 punti al Fantacitorio. Non si sa perché, così gente che ti vuole in politica all'improvviso. La motivazione precisa sarebbe per rivendicazione di parentela con repentina salita sul carro del vincitore. Allora, a questo punto noi non potevamo non premiare due che hanno vinto al loro modo. Quindi c'è qualcuno che si chiama Davide in sala? Ecco, uno, due Davide. Non è mai successo, questo è totalmente casuale. Allora, tu alzati, prego, non ti preoccupare, niente di che. Vieni, chi vuoi premiare tu dei due? Ce l'ha, ok, allora, vieni qua, tranquillo, ok? Allora, no, niente, devi fare niente, sei un oggetto, ok, ti do a Paolo, mettete in braccio a Paolo, ok? Ecco qua, questo è qua. Ok, l'altro Davide dov'è? Vieni qua, Davide, ok, ti chiami Davide, te, veramente, non scherzo, ok, vieni qua, guarda, qua c'hai Fabio, sali, vai qua, ok, vai, mettete qua tre piatti, accoccolate su una cosa, qua, suona, dagli qualcosa, perfetto, rompigli l'attrezzatura, perfetto, quella è una roba che costa 3.000 euro solo a sfiorarla, ok, molto bene, abbiamo dato i nostri Davide ai premiati, pubblicità, e poi torniamo qua. Grazie. Perfetto.